Ultimamente è successo questo fatto col computer che quando accendo giochi un po' più grossi, tipo, che ne so, Elden Ring, oppure COD con Warzone, ma da questo problema il computer si spegne proprio. Ciao belli, bentornati sul Punto di G, io sono il vostro G e voglio raccontarvi un avvenimento particolare che è successo ieri e nei giorni passati. Vuoi acquistare una scheda video ma non riesci a trovarla a un prezzo conveniente? Dovresti provare Agile Tech Tracker. Agile Tech Tracker è un tracker tutto italiano che vi fa acquistare schede video in maniera veloce, facile e sicura, soprattutto perché sono acquisti effettuati su Amazon in tutta Europa. Oltre al canale principale abbiamo tre canali secondari divisi per fasce di prezzo da 0 a 500 euro, da 500 a 950 euro e da 950 in su, appunto per permetterti di spendere il budget che più preferisci per acquistare una scheda video. Tracciamo schede video Nvidia dalla serie 1000 in su, schede video AMD dalla serie RX 500 in su, tracciamo anche i console in tutta Europa, per cui cosa aspetti? Il link è in bio, non ne resterai deluso davvero. In pratica voi qui vedete fuori dal case il mio PC da streaming. Voi direte sì, questo è un PC da streaming. Non è successo nulla al mio PC da streaming, io l'ho semplicemente smontato dal case perché sono stato chiamato da un mio caro amico e mi ha detto guarda G, ho dei problemi con il mio computer. Cosa succede al tuo computer? Ogni tanto mentre sto giocando o sto facendo qualcosa il PC si frizza, si blocca, ributta e le RAM perdono il profilo degli RGB. A quel punto mi si sono attivati praticamente i sensi di ragno e ho detto porca miseria, ma questo è quello che succedeva a me con la mia vecchia X570. Ho subito ipotizzato guarda, secondo me hai dei problemi con la scheda madre. Tu che scheda madre hai? Una B450 MSI Tomahawk. Ora questo video non è per parlare male delle B450 o le B550 o le X570 di MSI, assolutamente, perché questo problema si ha anche con brand tipo Asus, specialmente nella fascia Strix e Tuf. La Prime sembra avere meno di questi problemi. Ad ogni modo, ieri sera vado a casa di questo mio amico con il mio PC con appunto la B550, ho detto magari se è la scheda madre proviamo a cambiare solo la scheda madre, oppure vediamo se è il processore oppure la RAM, perché io praticamente ho smontato tutto il mio PC da streaming e una volta arrivato lì abbiamo cominciato a fare le nostre ipotesi. Allora cosa è successo? Essendo lui comunque laureato in elettronica, mi ha detto guarda, io ho anche il sospetto che possa essere l'alimentatore, perché sì, l'alimentatore lo sappiamo che non è semplice e ogni tanto porta questi problemi, porta dei freeze, dei crash di sistema, porta dei reboot improvvisi e quindi lui ha detto non è che forse, sai, rimettendo il vetro del case, non è che forse essendo quello un isolante sono andato a toccare io qualcosa e allora è andato in corto, ha fatto massa qualcosa. Io che non ne capisco tantissimo di elettronica ho detto sì, sicuramente, allora controlliamo un attimo i cavi, guardiamo un attimo l'alimentatore e notiamo che c'è qualcosa di strano nell'alimentatore. Il cavo della scheda video era inserito all'interno della presa della CPU nell'alimentatore. Ho detto ok, può darsi che sia questo il problema, cioè magari quando la scheda video necessitava di più corrente, essendo sbagliato il collegamento nell'alimentatore, fondamentalmente sono entrambi 12 volt, quindi nulla si è danneggiato, però può darsi che la scheda video non ricevesse abbastanza potenza e quindi il sistema ributtava. Ah va bene, perfetto, nessun problema. Questi sono errori che possono benissimo capitare a chi non apre il case ogni giorno e si mette comunque a smanettare confili, collegamenti eccetera eccetera, quindi nulla di strano e per fortuna gli alimentatori non distruggono le componenti così. Ad ogni modo collego il cavo PCI Express nell'alimentatore nella presa giusta e poi succede la stessa cosa, cioè noi accendiamo il PC, il sistema entra in Windows, 10 secondi dopo tutto si frizza. A quel punto a me è venuto in mente di fare un test davvero poco scientifico e molto semplice, oserei dire, e cioè, dato che era uno scenario che ho già visto su una B550A Pro di MSI, e cioè che se si muoveva la scheda madre, la RAM non era fissata benissimo, e quindi non so perché, magari sono le linguette che tengono fermi i banchi di RAM, e comunque il sistema ributtava, frizzava, eccetera eccetera, io ho fatto semplicemente questa cosa. Fate finta che questo sia il PC del mio amico, ho toccato lo slot di RAM e ho provato a spostarlo forse di mezzo millimetro a destra. Cosa è successo? Il PC è crashato. A quel punto ci siamo detti, ah, forse è la RAM allora, non è la scheda madre. Quindi abbiamo provato a cambiare ovviamente gli slot della scheda madre, e ci siamo resi conto che i banchi di RAM funzionavano perfettamente tranne se inseriti nello slot più lontano dalla CPU, quindi diciamo lo slot 4. Slot 1, 2 e 3 funzionavano benissimo, 2, che dovrebbe essere lo slot preferito dalla scheda madre, funzionava bene, andava anche l'XMP, però se si mettevano delle RAM nello slot 2 e 4, lo slot numero 4 dava dei problemi. A quel punto avevo detto benissimo, serve una scheda madre nuova, e il PC è utilizzabile con due banchi di RAM negli slot 1 e 3. Il problema è che non è possibile utilizzare il profilo XMP. Ok, pazienza, la scheda madre comunque è stata ordinata, quindi tra qualche giorno il mio amico dovrebbe avere la nuova scheda madre. Il punto di questo video qual è però? La X570, una B550, una seconda B550 e altre due B550, in totale sono 5 schede madri di brand MSI e Asus che mi danno sto problema, nel senso, io non so se sia effettivamente qualche circuito che non è provato e testato per andare a un determinato voltaggio, oppure è il profilo XMP sulle RAM DDR4 che dà dei problemi. Il mio amico, che vi ripeto, laureato in elettronica, mi ha detto quando si fanno questi circuiti, se praticamente tu vai a creare un circuito che deve sostenere una tensione a 1.35 volt fissa, se tu fai sto circuito un pochettino più spesso, magari che è fatto per avere una tensione a 1.4, stai tranquillo che una cosa di queste non succede. Mi ricorda praticamente il problema che c'è stato con la mia X570, quando cambiai processore e dal 3950X montai il 5950X, lo slot numero 1 di RAM ebbe un overvolting anomalo, e infatti il sistema cominciò a darmi problemi di freeze, di crash. I banchi di RAM stanno bene, è il solo primo slot ad essere stato intaccato, diciamo, da questo problema. La cosa divertente di tutto questo, sapete qual è? È che la garanzia della sua scheda madre è scaduta a dicembre, siamo a marzo oggi, quindi 3 mesi fa, e non vorrei che tutto questo sia un po' di obsolescenza controllata, nel senso, sì, capisco benissimo che le aziende debbano guadagnare per i servizi che portano, capisco benissimo che un'azienda che produce schede madri deve dare una garanzia magari di 2 anni e far sì che il prodotto duri 2 anni e 2 mesi, 2 anni e 3 mesi, ma questo è un pochettino prendere in giro i consumatori alla fine, perché ho capito che sono passati i tempi in cui ci si faceva un computer e il computer ti durava 10 anni, tranne alcuni rarissimi casi, perché al giorno d'oggi la tecnologia va velocissima, certo. Boh, cioè, rimango senza parole quando vedo queste cose. Alla fine vi ripeto, questo non è un video per incolpare nessuno, è semplicemente strano che solo io, quindi persona singola, abbia visto su 5 schede madri lo stesso problema, cioè problemi sugli slot delle RAM. E cosa divertente, ultimamente c'è questo fatto col computer che quando accendo giochi un po' più grossi, tipo, che ne so, Elden Ring, oppure COD con Warzone, ma da questo problema il computer si spegne proprio. Cioè non è che si spegne che si toglie la corrente, però tipo si spegne, le luci dei LED delle RAM per esempio rimangono accese, però non posso né spegnerla completamente tenendo proprio il tasto. Quando si dice il caso, io Raga, io qua adesso la mia testa viaggia, perché sia il mio amico di ieri sera che quest'altro ragazzo che mi ha mandato il messaggio hanno fatto il PC nello stesso identico periodo. E io sono certo che se andassi a casa di questo ragazzo e andassi ad esaminare il suo PC, vedrei dei problemi sulla scheda madre. Lui dovrebbe avere un Asus Prime X570. Quindi, secondo me, piccolissimo parere da mi reputo ignorante, secondo me la qualità costruttiva di alcuni circuiti sulle X570, sulle B550 e sulle B450, e quindi probabilmente anche le X470, non è proprio dei più eccelsi, cioè nel senso sono fatti per durare 2 anni, a 2 anni e 2 mesi pam si rompono, quindi boh, evidentemente quando a me si ruppe la X570 sono stato fortunato nella sfortuna, perché il tutto successe ancora quando la scheda madre era in garanzia, perché adesso questi due amici, se hanno davvero dei problemi alla scheda madre, uno appunto c'era il problema alla scheda madre, deve comprare la scheda madre nuova, e anche quest'altro, anche sto ragazzo, se ha un problema alla scheda madre deve acquistare una nuova scheda madre perché adesso è fuori garanzia. Raga, non so che dire, probabilmente tutte le B450 e le B550 soffrono un pochettino di problemi per quanto riguarda gli slot delle RAM, ma anche le X570 appunto, come è successo alla mia vecchia scheda madre. Io farei attenzione, semplicemente farei un double check più che altro del voltaggio delle RAM e cercherei di non spingere quei circuiti al massimo delle proprie capacità, e magari comprerei delle schede madri che sono decisamente di fascia superiore, tenendo sempre le dita incrociate, perché appunto noi compriamo, ma non è detto che magari spendere 50-100 euro in più si traduca poi in ok, mi dura 2 anni in più. Quindi nulla, volevo solo farvi partecipi di questa cosa, perché è particolare come evento. Quindi se il video vi è piaciuto, raga, mi piace, iscrizione, campanella, mi raccomando. Fate i bravi e fate attenzione alla vostra scheda madre. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!